Ecco, questo lavoro che stiamo facendo qui nel sottopasso è un'esperienza nuova, così vasta e così grande come superficie, non abbiamo mai lavorato. Noi del consorzio Ars e io, che sono l'ideatore dei bozzetti, diciamo, che mi hanno commissionato, l'idea, almeno quella che ci hanno proposto, era quella di rendere questo sottopasso, che è abbastanza cupo, un attimo più solare, inserendo questi motivi che desideravano, quindi una parte della Trento storica, una parte della Trento moderna, che è il Muse, quella storica che è Palazzo delle Albere, e la biblioteca che stiamo facendo in questo momento qua nella parte, diciamo, più oscura del sottopasso, e poi nell'uscita faremo questa zona con questa funivia ideale che dovrebbe andare in Bondone, la famosa funivia progettata e promessa da tanto tempo, chissà se vedrà mai la luce. Ecco, così un tocco di colore in una zona, a parte molto trafficata e molto grigia e cupa, soprattutto l'inverno. Speriamo che non sia deturpata velocemente. Io spero che i writer mettano una mano sul cuore, visto che gli spazi poi per fare le scritte ce ne sono ovunque, e magari risparmino l'opera, che comunque ha le persone, i passanti, fa anche piacere vedere, insomma, la mattina uno si alza triste, va a lavorare, vede due tocchi di colore, magari non dico che va contento, però qualcosa, insomma, si può fare.